Messo! Oh, brave! Prendiamo i pallini. 2, 3, 4, e stanno altre. Amici di Bracevi ancora, voi direte, ma che ci faccio dentro al pollaio con Indra? Beh, sì, qui dice che adesso lo vedete. Andiamo, va, dai, che ho fame. Andiamo, cucina. A Indra, ma 4 bastano, sì. 4 bastano. Tanto solo sì, queste ci sì, stanno. Sì, sì. Hai preparato tutto? Hai preparato. Sono con Indra. E oggi Indra mi insegna a fare la pasta all'uovo. Che facciamo di buono? Tagliatelle. Ma vuoi tagliatelle? Tagliatelle. Sei capace? Sì. Perfetto. Tu da dove sei? Ricordami un po'. Sri Lanka. Quindi una del Sri Lanka insegna a uno di Roma a fare tagliatelle. Ma questo è lo spirito del Bracimi ancora, no? Dove si incrocia tutto. No. Tuo marito è geloso? No, no. Siamo sicuri? Sì, sì. Posso star tranquillo? Sì, sì. Vai sì, che sì. La farina, vai. Allora, regola e 100 grammi di farina, un uovo. Uno. Uno. Duetti. Porca miseria. Due. Ah, vedi, fresco fresco. Ragazzi, un trucchettino, La camera d'aria dentro, la camera d'aria dentro indica la freschezza dell'uovo. Più è piccola, più l'uovo è fresco. Fai tu, fai tu. Porca miseria, se sto a scappare. Diciamo che con la carne c'ho più confidenza, ecco la pasta all'uovo. Si vede che non l'ho mai fatta? Sì. Eh? Sì. Quando si dice con le mani in pasta, no? Ragazzi, la particolarità di queste tagliatelle? Tagliatelle. E che ce le facciamo, ovviamente, ce le cuociamo sopra questo fuoco che vedete dietro di me. Useremo il pomodoro che Indra coltiva e poi, ragazzi, ci metteremo gocce di acqua. Un parmigiano molto particolare. Goccetto d'acqua che si è un po' attaccato. Consistenza, ok, grande. Ma che facciamo? La mettiamo nella pellicola? Sì. Come la lasciamo? Sì, mezz'ora sì. Nella pellicola? O pellicola o straccio. Lo copriamo? Copriamo. Sì. Quanto tempo? Mezz'ora. 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 Questa mezz'ora mettiamo l'acqua sul fuoco. Mettiamo. E aspettiamo. Mettiamoci il coperchio. Come vado? Questa parte fino a questa parte duro, deve essere tutti uni. Uguale deve uguale. Essere. Qui fine, qui doppio. Allora, qui è troppo spesso? Sì. Ok. Eccola. Ah, vedi? La prendo come una promozione. Vado bene? No. No. Parliamo ancora perché è doppio, vedi? Troppo spesso. Ok. Abbiamo fatta tutta. Grazie. Bravi. Ottimo. Rotolo? Sì. Noi stringi. Noi stringi? Noi stringi. Lo stringo. Piccoli, no! Piccoli, piccoli, no. Porca miseria, ho fatto troppo grosso. Già, miseria. Vi ricordate, ragazzi, sotto le quattro dita è carpaccio. No, troppo grande. Ah, ben, ben. Sì. Vai col sale, vai. Olè. E mo... aspettiamo, ragazzi. Bella. Mentre aspettiamo che l'acqua raggiunga i 100 gradi, inizi a bollire, ragazzi, vi dico il motivo per cui sono venuto qua. Sono venuto ad assaggiare un grana padano molto particolare. Sono nell'azienda La Cicolina e Vittorio e Alessandro sono i nipoti del fondatore. Però facciamo un piccolo passo indietro, torniamo al 1929, quando nonno? Nonno dà vita a questa bellissima azienda che si è sempre caratterizzata per le mucche da latte. Esatto. Quindi posso dire che un po' di esperienza ce l'avete, no? 1929, 2020, quasi un secolo, 91 anni, tanto di cappello. E ragazzi, io sono venuto qua per assaggiare il vostro grana padano DOP, che è un grana padano molto particolare. Voi l'avete definito? Esatto. Latte bicaseina A2A2, che detto così per me è arabo. Come tutte le storie c'è un inizio, e l'inizio, ragazzi, è la mucca, giusto? Beh sì, direi. Perfetto. Ci sono che mucche usate voi? Per... abbiamo le frisoni italiane. Fino agli anni 60 del Novecento, quindi del secolo scorso, erano rare le intolleranze alimentari nei confronti del latte e derivati. Con l'avvento della nuova genetica, quindi con le fecondazioni artificiali, la proteina principale del latte, che era la beta caseina A2A2, si è dispersa ed è stata sostituita da un'altra proteina che è la beta caseina 1A1. Questa variante si è visto da studi scientifici che può
in una buona percentuale di soggetti creare delle intolleranze alimentari, allergie o stati infiammatori. Tutte queste intolleranze di cui si parla adesso, tutti questi problemi che i nostri nonni non avevano, derivano da questo cambio di proteina? Sì, sì, è la beta caseina 1-1 che crea questi problemi. E quindi noi abbiamo sempre geneticamente recuperato l'antica proteina. Quindi qui è un processo molto lungo. Qui ci siete, te, quindi, Alessandro e Vittorio. Giusto? Sì, giusto. E siete andati a riprendere la proteina originaria, esatto. E con questa proteina originaria che ci avete fatto? Il grana padano. Ci avete il fatto? Il nostro grana padano di OP. Quanti anni sono che lavorate a questo progetto? 10 anni. Avete impiegato 10 anni per realizzare questo grana padano con il latte come lo realizzavano i nostri nonni. Quanti in Italia fanno questo lavoro? Nessuno. Quindi siete gli unici. Siamo primi. Benissimo. A questo punto, ragazzi, credo che sia tutto molto chiaro. Complimenti. Grazie. E quindi questo grana padano lo possono mangiare tutti, anche le persone che oggi sono intolleranti. Assolutamente. Questa è una gran ficata. Io a questo punto, ragazzi, dobbiamo vedere se l'acqua bolle e ci dobbiamo condire le nostre tagliatelle. Eh beh, assolutamente. Perfetto. Direi di sì. Michele, acqua bolle. Indra, posso venire con una mano? Con una, posso venire a lavorare con te? Tu più bravo di me. No, che bello. Vado. Okay. Wow. Quanto ci impiega? Poco. È pronta. Scola, scola, vai, 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 vai. Vedi, okay. Grande Indra, mamma mia. Vai. Io metto il sugo, eh? Sì. Mamma mia, ragazzi, che meraviglia. Che meraviglia. Grande, le tagliatelle alla brace col grana padano della cicolina. Un'altra cosa. Ah, appoggio qua, eh. Abbiamo cotte, ci abbiamo messo il grana padano della cicolina. Sì. Siamo stati bravissimi, lo posso dire. Sì. Cioè siamo, è stata bravissima. E mangiamo, se no. Mortacci, quanto è buona! Com'è? Mortacci, quanto è buona! Bravo! Era numero uno! Numero uno! Buono! Anche questo, via un ricco! Ammazza, è buono vero? Senti, ma facciamo mangiare pure tuo marito? Grande Anselmo! Ragazzi, che bella storia di cucina, brace, prodotti di eccellenza e integrazione. Mi sono divertito tantissimo e le tagliatelle sono strepitose. E il grana padano di Vittorio e Alessandro è un prodotto unico in Italia. Andate sul loro sito se siete interessati ad acquistarlo, o contattateli sui loro social. Meritano davvero. Quando aziende del genere fanno una ricerca tale e vanno indietro nel tempo e ci riportano i sapori dei nostri nonni, bisogna solo applaudirli. Bravissimi. Io penso di aver detto tutto. A questo punto vi do un ultimo mozzichetto al grana padano, che è buono decisamente. E che altro dirvi? Se no, ragazzi, un saluto, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Peccato col sorcio bocca, eh? Ah, buono sì! Porca mignotta, se è buono! Tiè, peccato!